Ciao a tutti, bentornati sul canale. Guardate un po', 4 pacchi pieni di pezzi della Ecto One che De Agostini finalmente mi ha fatto avere. Siamo rimasti indietro da tantissimo tempo perché mancavano due numeri che erano fondamentali per poter andare avanti, ma ora li ho tutti, quindi possiamo fare il mega video di recupero che vi ho promesso. Ovviamente per motivi piuttosto logici non andrò a leggere i fascicoli come faccio di solito perché siamo già rimasti troppo indietro. Farò un unico video dove monterò tutto. Allora, per velocizzare questa fase in cui siamo rimasti un pochino indietro, mi apro da solo le bustine e iniziamo direttamente il montaggio. Allora, su questo pezzo della marmitta andiamo ad unire questi pezzi che sono piuttosto semplici da riconoscere. Vedete, questo piegato in questo modo e quest'altro lungo messo in questo modo qui. Li andiamo ad avvitare con due viti IP, che quindi andiamo a serrare qui, dopodiché chiudiamo con la parte di sopra e l'andiamo a sigillare con altre due viti IP. Poi diciamo che adesso dovremmo cominciare a combattere con lo spazio, che è sempre di meno, nel senso di meno è lo spazio che avremo a nostra disposizione per lavorare sul modello, perché inizia a diventare talmente grande che oggettivamente servirà veramente tantissimo spazio. Allora, vediamo qui perché questa vite non entra. C'è oggettivamente il foro che è leggermente stretto, ma ormai siamo arrivati talmente eccitati a questa consegna che non ci ferma più niente. Poi a questo punto, dopo aver chiuso questa sezione, andiamo a recuperare questa estremità e ci andiamo a collegare questo altro punto, diciamo che va in questo modo, e qui lo andiamo ad unire con una vite HP. Vediamo un attimo se la trovo, eccola qui, una vite HP che appunto ci fa unire tutto questo finto tubo. Poi sarà divertente andare a vedere come riusciremo a montarlo sulla macchina, perché se vedete l'inquadratura, insomma, vi renderete conto da soli che è molto grande. Vedete, già farla entrare tutta nell'inquadratura è impossibile, ma questa è la tubatura. Adesso prendiamo la macchina e ce la mettiamo. Prendiamo quindi la nostra macchina e facciamo corrispondere questo punto con questo buco, poi gli altri, diciamo, andranno da sé. Andranno in automatico fondamentalmente. Allora, vediamo che qui c'è questo forellino, poi gli altri punti li portiamo a combaciare da soli. Vediamo un attimo, questo è un po' complesso farlo entrare. Ok, arriva qui, poi c'è questo punto che combacia qua e questo dall'altra parte. Allora, adesso con una vite CP proviamo a girare e a bloccare praticamente questo punto qui. Allora, io mi devo prendere la vite CP, ammesso che io la trovi, dovrebbe essere questa, sì, bella lunga. Allora, girando la macchina, però mentre reggiamo la marmitta in posizione, vediamo di fare questo lavoro. La portiamo in questo punto qui, andiamo a mettere la vite già dentro e avvitiamo. Vediamo un attimo, questa è bella profonda e dovrebbe entrare proprio all'interno della marmitta, così diciamo si blocca in posizione e ci permette di andare avanti senza troppi problemi. Andiamo a mettere una vite IP in questo punto vicino al copriruota, così blocchiamo anche la parte posteriore della marmitta. Se vi chiedete cosa sono questi, chi ha seguito gli altri video sa che sono dei pezzi che andavano messi sotto qualche numero fa, ma io aspetto di avere le ruote prima di metterle, altrimenti si spezzano, che è una bellezza. Poi questo passaggio l'avrei dovuto fare prima, ma io preferisco farlo ora perché così so per certo che mi combacia bene. Quindi andiamo a mettere questo pezzo qui all'interno, lo facciamo unire, lo uniamo diciamo alla tubatura, dopodiché con una vite andiamo ad unirli. Allora, su questi dettagli interni io lo dico sempre,
metteteli, per carità di Dio, ma senza ammattirvi, perché insomma una roba che sta lì sotto chi la vedrà mai? Con una vite GM andiamo a bloccare il primo blocco della marmitta. Ovviamente, essendo così lunga, era evidente di dover mettere tanti blocchi, e diciamo che noi li andiamo a mettere tutti in questo modo. Cerchiamo di metterli bene, così la nostra marmitta non sarà mai danneggiata. Mettiamo anche questo dietro, messo in questo modo qui, e diciamo che secondo me non servono tutti questi blocchi, perché oggettivamente non è una macchina che se ne andrà a caccia di fantasmi davvero per le strade di New York, però in generale abbondare è meglio. Allora, poi spostiamo la macchina e ci dirigiamo in questa zona qui, dove andiamo a mettere questo blocco, che è un altro blocco bello grosso, che dobbiamo bloccare con una vite EM dietro e BM davanti. Quindi mettiamo la BM qui, vediamo un attimo. Ok, allora in questo preciso momento non sto usando l'olio, voi diciamo capitelo da soli se serve. Io tendo a metterlo quando diciamo quando in caso di rotture si creerebbero dei danni. Qua in questo caso specifico, se si rompe la vite non succede niente, però cerchiamo sempre di evitarlo. Allora, a questo punto ci avanza questo pezzetto e abbiamo terminato questo numero. Tra l'altro mi sto accorgendo di aver montato prima il numero 29 del 28, ma era talmente la voglia di farlo, visto che lo aspettavo da mesi, che ho fatto questo primo numero, ma tanto il 28 è assolutamente identico, quindi per velocizzare monto qualche parte da solo e ve la mostro. Questa marmitta ha di diverso solo questo pezzo, che è un pochino più cicciotto, ma alla fine della fiera si va a mettere nello stesso modo. Allora, questa volta, se vogliamo, possiamo andare a mettere prima questa parte qui, quindi procediamo con ordine. Potrebbe essere uno sbaglio mettere questo pezzo prima, anche se ovviamente nelle istruzioni è indicato così, perché diciamo se ci fosse un allineamento sbagliato poi siamo costretti a smontarlo per farlo coincidere con la marmitta. Però insomma, confidiamo di essere bravi e di montarlo subito nel modo giusto. Andiamo a verificare, e questo quindi lo andiamo a bloccare qui. Allora, non si è stretto bene, vedete, quindi lo devo ristringere. Vediamo un attimo perché non ha preso. Ah, certo, perché era un po' troppo distante dal pezzo sotto. Ok, e adesso verifichiamo come bloccare la marmitta. Allora, questo pezzo mi rimane comunque un po' morbido, quindi io, per non saper né leggere né scrivere, vuol dire che il foro della vite che sta sotto è un po' troppo largo. Però onestamente mi importa fino a un certo punto, perché una volta che è bloccata qui comunque non si muove più, quindi la andiamo ad avvitare dietro e procediamo. Mettiamo quindi la vite lunga qua. Ok, la inseriamo in questo modo, dopodiché dall'altro lato andiamo a mettere la vite corta IP. Diciamo che tanto basta questa, questa è già più che sufficiente per bloccare il pezzo in posizione, però mettendo anche questa siamo più che sicuri che non ci si muove. Poi metteremo comunque i fermi. Ok, bloccata così, verifichiamo la stabilità e adesso non si muove più. Vedete, qui c'è un problemino sotto, la vite è un po' troppo larga, ma insomma qua, sto parlando di questo punto che non vedevate, è un pochino morbido sotto, ma onestamente non mi importa, perché tanto non si muoverà mai più. A questo punto andiamo a mettere questi blocchi. Quindi verifichiamo, mettiamo uno qua, così mi recupero adesso dalle bustine le viti GM e andiamo a metterle. Allora, il cacciavite dove è finito? Eccolo qua. Ok, questa prima vite è tecnicamente la più importante, perché tiene fermo proprio tutto il gruppo in maniera definitiva. Poi
andiamo a mettere questo qua, che secondo me da qui in avanti è inutile perché tanto veramente non si muoverà mai più. Andiamo a vedere come si infila, perché c'è questo dentino. Ok, così va bene. È un dentino un po' piccoletto, però insomma alla fine entra comunque. Allora andiamo a prendere questo, lo mettiamo così, avvitiamo. Poi in questo punto mettiamo questo altro supporto come abbiamo fatto qui. Quindi allora abbiamo detto vite EM in questo caso su questo punto qua, e davanti ci mettiamo l'altra. Andiamo a stringere bene. Ok, davanti ci va la vite BM, e con questa vite abbiamo terminato anche questo numero che avrei dovuto fare prima, ma insomma essendo uguale non ci importa, l'importante è essere finalmente di nuovo in marcia, perché siamo stati fermi troppo tempo e quindi la voglia di andare avanti è talmente tanta che insomma addirittura facciamo un numero prima di un altro. Voi sicuramente sarete più bravi di me, ma insomma abbiamo finito anche questo, andiamo avanti. Proseguiamo con il numero 30 e iniziamo a costruire l'asse posteriore che avvitiamo con due viti CM. Allora andiamo a prendere, mettiamo l'olio all'interno dei fori, io già l'ho messo, sapete che questo video sarà molto lungo, quindi alcuni passaggi li salto per evitare insomma di far durare il tutto 6 anni. Dopodiché andiamo a verificare. Allora in questo punto posteriore ci mettiamo questo pezzo che andiamo ad avvitare con una vite IP, che andiamo a prendere e mettiamo qua. Diciamo qui siamo nella plastica, quindi non serve mettere nessun tipo di lubrificante, invece lo andiamo a mettere qua, mettiamo l'olietto su questi 4 fori, perché qui invece adesso andiamo a mettere questo pezzo che necessariamente invece va oliato. Allora questo entra in un unico modo, mi sembra di vedere, vediamo un attimo. Sì, sopra c'è un pernino un po' più grande, ok, e va avvitato con 4 viti DM. Allora vediamo, mettiamo la prima vite, che è sempre la più importante perché ci permette di reggere in posizione il pezzo. Dopodiché verifichiamo come proseguire, perché c'è da fare la prima ruota dei freni, il tamburo dei freni diciamo, della parte posteriore. Sapete che ancora non abbiamo messo le ruote ed è il motivo per cui io non ho montato quei due pezzi sporgenti, perché ho notato che proprio al 150% è matematicamente sicuro che se voi mettete quei pezzi seguendo le istruzioni alla lettera vi si spezzeranno, quindi è meglio evitare. Proseguiamo poi con questo pezzo 30E e ci mettiamo sopra questo pezzo qui che dovrebbe andare a chiudere, però non mi convince. Allora vediamo un attimo meglio, perché io, siccome questi pezzi sono molto simili tra loro, è facile sbagliare, quindi prima di chiudere. Allora in teoria dovrebbe essere questo, perché ha questo forellino qui. Mi avvicino un pochino così vedete meglio. C'è questo forellino qua, quindi teoricamente dovrebbe essere quello giusto. Allora andiamo a metterci sopra quindi questo pezzo, vedendo se ok, dovrebbe corrispondere. Allora andiamo a prendere le viti HP che servono appunto per avvitare, e andiamo a metterle tutte e tre. Di questo pezzo dobbiamo farlo, questo pezzo dobbiamo farlo tecnicamente 2 volte, perché allora, però a me non mi convince questa cosa, perché allora da una parte c'è questa sporgenza, solo che nelle istruzioni non si vede questa sporgenza, a meno che, perché stiamo vedendo forse la parte del retro, ho un dubbio.
nelle istruzioni questa, vedete che qui ci sono le istruzioni, no? Questa sporgenza che io vedo non c'è, qui è a filo, invece qua sporge. Però d'altro canto deve essere per forza così, perché non posso mettere le viti dall'altro lato in quanto non ci sono i fori, quindi vabbè, sarà un errore credo di disegno delle istruzioni, poco male. L'importante è che non ci siano problemi poi in fase di montaggio. Quindi qui dovrei fare la stessa cosa, questa è la parte L, quindi lo vado ad inserire in questo modo, perfetto, e teoricamente poi corrisponde anche a livello di click interno, quindi suppongo che sia veramente un errore delle istruzioni, poi comunque lo scopriremo nei numeri successivi quando arriveremo a montare queste parti. Per ora anche questo numero lo abbiamo completato. Proseguiamo con il numero 31, dove ci forniscono questa parte che è la parte sinistra delle molle che vanno montate in questo modo. Quindi andiamo a prendere questo pezzettino che è il 31A montato sul 31D. Occhio perché c'è un verso, dobbiamo verificare questo primo pezzo che andiamo a montare, lo mettiamo sul lato dove ha questo inizio un pochino più corto e iniziamo ad avvitare con queste viti che sono le LM. È fondamentale montare bene questa parte perché chiaramente sono delle parti funzionali, quindi qui andiamo a stringere molto bene. Se serve mettete l'olio, decidete per conto vostro. Io qui, allora, sull'altro lato non l'ho messo, oggettivamente andava un pochino duro, quindi dall'altro lato lo metto. In effetti non mettere l'olio è sempre stupido, visto che costa una fesseria e ci evita di spezzare parti. Allora, fatto questo pezzo, passiamo dall'altro lato, dove dobbiamo fare più o meno un passaggio simile, ma con questi due pezzi che sono molto simili, anzi sono uguali, e andiamo ad avvitarli con un vitone PM. Allora, io suggerisco di fare così: inseriamo il vitone qua in un primo pezzo, lo avvitiamo, ce lo infiliamo dentro, vediamo se va, innanzitutto vediamo se entra. Ok, mi sembra di sì, perfetto. Quindi lo andiamo a mettere così e poi dall'altro lato lo avvitiamo, vediamo un attimo se entra bene in posizione, altrimenti ci inventiamo qualche cosa per reggerlo. Allora andiamo a stringere, vedete che qui serve un pochino più di forza, ma ce la faremo. Questo è il risultato da ottenere. Andiamo avanti, prendiamo il pezzo di prima e su questo punto esterno ci andiamo a mettere quello che abbiamo appena costruito, mettendolo in modo tale che questo pezzo sia rivolto verso di noi. Dopodiché sopra ci mettiamo questo pezzettino qui, che è il 31E, e andiamo ad avvitare con una vite NM. Allora, anche qua facciamo una cosa, mettiamo subito l'olio, rimuovo un attimo il pezzo, ci mettiamo un bel po' di olio perché questo è un punto strategico, è fondamentale farlo bene, quindi andiamo a stringere, ok, in questo modo, vedete, con l'olio tutto va alla grande, quindi stringiamo perfettamente e completiamo questo pezzo che a breve andremo a montare sulla macchina. Adesso costruiamo questo anti-shock, quindi prendiamo questo pezzo qui, il 31F, ci infiliamo dentro la molla, dopodiché infiliamo dentro questo pezzettino che ha un piccolo foro. Allora cerchiamo, mamma mia, di non farlo scappare e andiamo ad avvitare con una vite BM. Allora io ci provo veramente con tutto me stesso. Ok, dovrei averla inserita, perché questa, se vi scappa, se ci scappa, poi è un casino, chi la ritrova in giro per casa. Allora andiamo a mettere bene questa vite bella inserita in profondità, così diciamo che non scappa. Ok, abbiamo questa parte funzionale. A questo punto poi dobbiamo andare a riprendere la macchina, metterla sul tavolo e montarci questi pezzi sopra. Questo pezzo ha un micro dentino qui,
e c'è anche un micro dentino qui su questo pezzo della macchina, quindi noi dobbiamo poggiare il pezzo in questo modo e avvitarlo nella parte di sotto con una vite QM. Quindi adesso giro la macchina e avvito. Procediamo quindi ad avvitare questa parte che si mette piuttosto facilmente e a questo punto possiamo andare avanti con gli step più interessanti. Prendiamo quanto costruito prima e lo andiamo a appoggiare qui. Se abbiamo fatto le cose fatte bene, corrisponderà a tutto. Quindi abbiamo questo punto che va avvitato ovviamente dalla parte di sotto, questo punto qui, e poi tra questi due braccettini si infilerà una vite che acchiappa da qua a qua. Quindi la prima cosa da fare è girare la macchina e andare a mettere una vite RM su questo punto. È importante reggere bene la struttura da sotto, perché adesso si regge il tutto solo con questa vitina che stiamo mettendo, ma poi rigiriamo subito tutto quanto e vedrete che sarà tutto più semplice. Allora, qui abbiamo bloccato tutto. Adesso, prima di procedere, dobbiamo andare a mettere l'asse qui in mezzo. L'asse l'avevamo costruito tanto tempo fa e quindi lo andiamo a recuperare da qualche cassetto oppure soffitta o non so dove l'avete tenuto, e lo andiamo ad inserire in questo modo. Vedete, arriviamo fino a qua, quindi così. Non mi sembra che ci sia un verso, è più o meno uguale, quindi adesso solleviamo qua e lo andiamo ad inserire. E questo è il motivo per cui ancora non ci hanno fatto bloccare le altre parti, perché così abbiamo potuto sollevare e inserire bene questo asse interno. Dopodiché passiamo qui a questo punto, a questo punto vite. Allora io vado ad inserire un po' d'olio sicuramente qua, così bagna anche internamente, e recupero una vite CM. Vediamo se le trovo, eccole qui. Con una vite CM andiamo a bloccare questa parte centrale, che di fatto poi alla fine è quella che è quello che regge un po' tutta la struttura, anche se sta sulla molla, però è un punto centrale e quindi chiaramente, oltre a conferire la morbidezza, regge anche, dà anche la stabilità. Dopodiché prendiamo un vitone di questi lungo, un vitone PM, e nella parte esterna andiamo a mettere la vite. Adesso dobbiamo trovare il foro, verificare la corrispondenza e poi arrivare a fine corsa. Adesso io penso che sia più facile, ecco, sollevare la marmitta. Una volta che, diciamo, è stato inserito nel foro, che io non trovo, vediamo un po', eccolo qui. Una volta inserito nel foro, dobbiamo cercare la corrispondenza di sotto con l'altro buchino e spingere in posizione. Quindi avvitiamo questa parte, che molto semplicemente, allora, si avvita facilmente, ma è difficile trovare i tre fori, e quindi questo è l'unico passaggio che vi richiederà un po' più di tempo. Per il resto si fa semplicemente. Nella parte di sopra, con una vite IP, possiamo quindi bloccare anche la parte più esterna della marmitta verso fuori, e poi non ci rimane che mettere questo pezzetto nella parte di dietro. Prendiamo quindi questo pezzetto, lo inseriamo qua, bloccandolo con un piccolo vernetto sulla base, e poi avvitiamo con una vite BM. Allora, l'utilità di questo pezzo secondo me è solo estetico, perché diciamo che non serve un ulteriore blocco secondo me, o meglio, potrebbe servire solo se questa parte venisse sollecitata molto, ma ritengo che insomma non succederà. Con questo comunque abbiamo terminato anche questo numero. Con il numero 32 iniziamo a montare un'altra ruota finalmente, così poi possiamo mettere quei tre pezzettini che ancora non avevamo messo, due pezzettini scusate. Andiamo a mettere così questi due pezzi e avvitiamo. Suppongo che non devo farvi vedere come vado ad avvitare questo pezzo, quindi lo salto molto volentieri e proseguo da solo. Prendiamo due tubicini 32H e li andiamo a mettere su questo
tamburo del freno che abbiamo costruito prima. Allora, sapete che io odio le tubature assolutamente, tutti questi tubicini secondo me sono assolutamente inutili perché non li vede nessuno alla fine, quindi è solo tempo perso dal mio punto di vista. Adesso io, per carità, proverò a metterli, ma alla primissima difficoltà ci lascio perdere perché sono veramente inutili, sono nella parte di sotto o peggio ancora a volte chiusi nel motore e non si vedono. Guardate, forse sono anche veloci da mettere, nel senso che non dovrebbe richiedere molto questa parte. Allora io vado ad inserire la ruota qui, o meglio il tamburo della ruota qui. Poi prendiamo un tubicino che dobbiamo però far passare, li facciamo passare entrambi sotto questa parte, perché sennò poi ci vanno veramente troppo in giro, vanno in mezzo ai piedi e non li vogliamo in mezzo ai piedi. Allora sistemiamo qui, poi un tubicino lo andiamo a mettere, chiaramente con una pinzetta, sennò a mano non ci riuscirete mai nella vita, lo andiamo a mettere qua, anzi in realtà non ci riusciamo neanche con la pinzetta, perché anzi facciamo così, mettiamo prima quello veloce che è qua, questo qui ha più spazio di lavoro quindi si mette meglio, vedete questo entra più facilmente perché lo spazio di manovra è decente, anche se poi io lo faccio staccare. Se volete mantenerlo fisso il consiglio è di metterci un goccino di attack sulla estremità del tubicino, perché sennò poi al minimo movimento si staccano e oggettivamente non è una cosa bella. L'altro tubicino pure inserito qui, e come vedete, per evitare qualsiasi tipo di noia futura, alla estremità ci vado a mettere proprio un goccino di colla che così lo tiene fermo definitivamente e non si sposta più. Andiamo avanti. Nel frattempo poi prendiamo questo pezzettino piccolo e lo andiamo a mettere qui dietro, dietro questo punto. In realtà questo serve poi per farci passare sotto altri tubi, ennesimi tubi che, vi ripeto, io odio. Li sto mettendo solo per fare, diciamo, un video un pochino completo, per mostrare tutto quello che va fatto. Ma vi ripeto, se non li volete fare, se non li volete mettere, non succede assolutamente niente, perché non servono a nulla, non hanno nessuno scopo funzionale o logico, perché come vi ho già detto non li vede nessuno messi qui sotto, specialmente no, chi andrà mai a girare una macchina che pesa come un ragazzino per vedere se sotto avete messo i tubi? Non lo farà nessuno, quindi dormite sereni, io ve lo evito alla grande. Comunque, visto che io ho deciso comunque alla fine di mettere tutto, andiamo a prendere altri due tubicini di quelli con la lunghezza uguale e li andiamo a mettere tra questi due punti, e poi in seguito saranno attaccati sulla parte corrispondente. Quindi andiamo a mettere il primo qui e poi quell'altro va messo di sopra nello stesso modo. Come abbiamo visto prima, vi consiglio di metterci un goccino di colla, specialmente su questo punto qui, perché questo è in movimento. Siccome c'è la sollecitazione poi della molla della ruota, del peso della macchina, qui è più facile che si stacchino. Quindi andiamo a metterci veramente con lo stuzzicadenti, come sto facendo io, un goccino di colla e andiamo avanti. Quindi mettiamo la ruota al suo posto, la mettiamo così, poi mettiamo questo bellissimo, questa bellissima borchia qui, facciamo attenzione a far uscire questo pezzettino e andiamo ad avvitare con una vite LM. Questo farà sì che finalmente la macchina si reggerà in piedi da sola. Andiamo a metterci anche il simbolino della Cadillac e possiamo procedere. Vediamo se si regge. Oh, guardate che bellezza! Quindi possiamo poi andare a mettere questi pezzi. Finalmente li ho messi anche io. Questo ovviamente è ancora delicato perché qui non c'è la ruota, ma siccome c'è questa ruota e quindi tutto poggia su questa ruota, non c'è il rischio che questi pezzi poggino sul piano e si spezzino, per cui possiamo fare l'ultimo passaggio.
Questo numero si conclude mettendo altri due inutili tubi, quindi mettiamo quello corto sulla destra, vicino a questa sporgenza, e quello lungo lo mettiamo di qua. Io veramente, cioè, apprezzo tanto il fatto che facciano le cose super realistiche, però siccome poi non si vedono è una perdita di tempo. Andiamo avanti. C'era anche la tazza in questo pacco, che ovviamente ho lasciato dentro le scatole per mostrarvela quando ci sarei arrivato. Bellissima, la aggiungiamo alla collezione di tazze. Il famoso numero 33 l'ho portato avanti da solo, perché tanto ha pezzi assolutamente identici a quelli già visti, quindi ho già costruito questi due pezzetti per avvantaggiarmi. Allora, andiamo ad iniziare a mettere, diciamo, questo pezzo qui in questa zona, dopodiché lo andiamo ad avvitare internamente come abbiamo fatto con il precedente. Allora, siccome qui è molto difficile riuscire a trovare il foro dalla parte interna, io faccio così: inserisco la vite, vediamo un attimo dov'è che va, perché anche al contrario è sicuramente difficile da vedere, è questo il buchino. Quindi, inserendo in questo modo la vite, io inizio semplicemente a così invitare un attimo il pezzo, lo tengo premuto nella sua sede, sempre se non mi cade tutto e distruggo tutto quello che ho fatto fino adesso, perché, diciamo, ecco, il lato negativo di questo modello è che è talmente enorme che è super difficile da maneggiare, specialmente con poco spazio come ho io. Allora, mettendolo in questo modo, però ce la potrei anche fare, vediamo, se io, ecco, lo tengo così, dovrei essere in grado di avvitare, sempre se non mi cade la vite dall'altro lato, ma proverò a non farla cadere, vediamo, Allora inserisco qui il cacciavite. Ok, sono riuscito quantomeno ad agganciare il pezzo. Ok, lo sto avvitando. Quindi, appena fatto questo, che è sicuramente il passaggio più scomodo, andiamo avanti mettendo l'altra balestra. Proseguiamo quindi con l'installazione della seconda balestra. La mettiamo qui in posizione e adesso voglio fare un passaggio di testa mia. Invece di andare a bloccare prima questo punto, come dicono le istruzioni, vado a mettere prima questo, perché mi è più così importante per due passaggi. Punto primo, perché così blocchiamo questo pezzettino famoso di cui abbiamo parlato tante volte, ma anche perché bloccando questo io vado sicuramente a mettere in posizione tutta la struttura. Quindi facciamo un attimo così. Allora, questo dovrebbe andare in questo modo, vediamo un attimo se riesco a trovare il foro. Ok, così, perfetto, e questo dovrebbe andare qui, quindi però devo prima, perfetto, facciamo così, e una volta inseriti i buchini in posizione posso avvitare con una vite NM. Allora, l'andiamo a mettere. Come vedete dalle macchie, io ci ho già messo una buona dose di olio, perché è fondamentale a questo punto non fare danni. Chiaramente immaginate, no, che se spezzate una vite adesso vi mettete a piangere. A questo punto posso girare la macchina e mettere questo, oppure, cosa ancora più intelligente, mettere probabilmente, anzi senza probabilmente, lo mettiamo subito il vitone finale, perché questo è decisamente più complesso da mettere, quindi preferisco farlo subito. Allora, andiamo a mettere questo vitone qui, scusate, mi sposto un pochetto così vedete anche voi, vediamo se riesco ad avvitare, perché quando c'è un passaggio così lungo non è mai scontato che si riesca a trovare le corrispondenze e tutto quello che serve. Infatti non entra, perché è spostato di pochissimo. Forse così ce la dovrebbe fare, sì, infatti.
Allora, una volta inserita questa, andiamo a spostare il pezzo dietro e anche questo lo avvitiamo. Perfetto. A questo punto ha senso mettere questo, questa vite qui con una vite RM, sono quelle con la testa flangiata. Certe volte ho l'impressione che ci facciano fare le cose difficili apposta, perché adesso, come vedete, io posso girare la macchina e non ho bisogno di supporti per reggere la struttura, no? Invece prima avrei sicuramente dovuto reggerla da sotto, no? Perché ovviamente non c'era nessun tipo di supporto. Allora, andiamo ad avvitare anche questa vite. Adesso devo solo ricordarmi dov'è il punto. Lo andiamo a cercare, dovrebbe essere in questa zona qui. Vediamo, allora no, questo no, questo no, me lo sono perso, perché chiaramente, ecco perché me lo sono perso perché si è spostato e quindi non si vedeva. Allora, vediamo un po', dovrebbe andare in questo modo qui, perfetto. Vediamo un po', adesso lo dovrei vedere, eccolo qui, il buchino che cercavo. Ci mettiamo ovviamente un po' d'olio, chi se ne frega se si sporca, vi ricordo che le macchine vere sono tutte sporche di olio. Poi andremo a pulire in un secondo momento, oppure se vogliamo fare i precisini lo puliamo subito. Con una vite IP andiamo a bloccare anche questa parte della marmitta. Dopodiché ci rimane solo da mettere il pezzettino, qui il blocco finale. Allora, vediamo un attimo come posso poggiarmi. Questo blocco lo inseriamo così in posizione e va a bloccare, come vedete, la marmitta. E devo trovare una vite BM. Allora, vediamo dov'è la bustina con le viti BM. Eccola qua. Quindi qui devo veramente fare un miracolo, perché ho la macchina messa in un modo che mi cade sicuramente se la lascio, e quindi devo fare tutto con una mano, ma ce l'ho fatta. Quindi, avvitando questo, possiamo passare all'ultimo step. Ho inserito questo altro tamburo dei freni qui e ho collegato allora i tubicini, uno qua e uno qua, mentre quelli che venivano da questo lato li ho messi da questo lato qui. Non ve l'ho mostrato perché è una cosa veramente inutile da fare, quindi andiamo avanti con le cose serie. Col numero 34 facciamo finalmente l'ultima ruota, così la nostra macchina sarà assolutamente indipendente e si reggerà benissimo su se stessa. Andiamo a ripetere questo passaggio, anche se magari potevo anche evitarlo, nel senso che fare una ruota ormai è un gioco da ragazzi per noi esperti modellisti, ma insomma, si tratta di mettere tre viti, che diamine, lo facciamo comunque insieme. Fatto questo passaggio, ho comunque, stavo pensando di fare solo 10 numeri in questo video e non tutti, perché oggettivamente verrebbe troppo lungo e decisamente troppo dispersivo. Quindi mi fermerò al numero 37 e poi gli altri 10 li farò in un'altra volta. Allora, così facciamo le cose fatte bene. A questo punto prendiamo la macchina, la mettiamo su un fianco così, andiamo a mettere l'olio qui, perché questo è un punto da stringere bello forte e mica vorrete spezzare una vite a questo punto, no? Quindi andiamo a mettere la nostra ruota, inseriamo la borchia rispettando qui il segnettino dove c'è il punto, e andiamo ad avvitare con una vite LM. La inseriamo, vediamo un attimo, mi sembra entrata bene, sì. Andiamo a mettere questa vite e così terminiamo anche questo numero, che anche se è breve è molto importante perché ci ha fatto mettere l'ultima ruota. Ok, poggiamo la macchina sulle ruote e andiamo avanti con i prossimi numeri. Col numero 35 iniziamo a costruire il battery box, il che significa che a breve inizieremo a
ricevere cose elettriche ed elettroniche. Vi assicuro che sulla Ecto One c'è tantissima elettronica da montare, e a breve inizieremo, quindi quando arriverà quella fase lì dovremo fare super attenzione perché ci sono tanti passaggi e se si sbaglia qualcosa si possono fare danni, ad esempio sugli interruttori, sulle levettine, su tante cose, quindi bisogna essere precisi e attenti. Allora andiamo a mettere queste quattro viti IP in questo punto, dopodiché prendiamo i fili e gli interruttori, li facciamo passare in questo buco e andiamo a chiudere qua questa scatola, questo box, ok, così, e lo chiudiamo con altre quattro viti IP. Fate sempre attenzione a verificare che non ci siano fili in mezzo, perché è inutile dirvelo, no? Se ci mettete i fili in mezzo li tranciate, ed essendo questo il battery box, poi non vi funziona un cavolo, perché non arriverebbe la tensione al circuito e a tutto il resto. Allora mettiamo la terza e quarta vite, così poi possiamo installarlo sulla macchina. Questo numero è piuttosto veloce, specialmente poi quando non si lavora con la macchina è tutto più semplice. Andiamo a mettere il coperchio qui in questo modo, così andiamo a sigillare questa parte. Dopodiché adesso invece la macchina ci serve per montare questo pezzo e poi metterci sopra il battery box. Questo pezzo quadrato lo infiliamo sotto e lo avvitiamo nella parte di sopra. Mi raccomando, si avvita sopra e non sotto. Una volta messa la prima vite, tutto sarà più semplice perché chiaramente il pezzo si reggerà in autonomia. Allora, andiamo a mettere le tre viti IP in questo modo qui e poi sempre nella parte di sotto dobbiamo andare a metterci il battery box, facendo uscire ovviamente sempre i fili nella parte di sopra. Qui devono uscire i fili, quindi giriamo e procediamo. Rimettiamo la macchina sotto sopra, facciamo passare i fili qui nel buco e andiamo ad adagiare il battery pack in questa zona. Si adagia perfettamente qui. Ci sono anche due buchi, vedete che qua ci sono questi fori qui che entrano, anzi sono quattro buchi che entrano perfettamente in posizione facendola adagiare qua. Dopodiché, allora, dovremmo prima girare e metterci sistemare i fili, ma come al solito ci fanno fare le cose complicate, quindi io vado a mettere prima i blocchi per mantenere in posizione queste parti. Quindi andiamo a prendere le viti BM, andiamo a avvitare qui. Allora, no, fermi tutti, serve assolutamente l'olio, quindi andiamo a bagnare con l'olio questi quattro punti perché sono oggettivamente belli secchi. Allora facciamo una cosa, rilevo, tolgo un attimo, poi la rimetto perché sennò rischiamo di fare danni. Allora la rimettiamo in posizione, vediamo se qui entra, vediamo se entra meglio dall'altro lato, forse, non lo so, perché diciamo che lì sulle istruzioni, ok, sì, entra meglio così. Ah sì, infatti l'avevo messo al contrario, vedete, aver messo l'olio mi ha fatto anche accorgere di un errore. La linguettina per aprire va verso questo lato qui. Allora riprendiamo le viti BM e andiamo ad avvitare. Ovviamente adesso entrano molto meglio, quindi le andiamo a mettere tutte e quattro e poi ci rimane solo da collegare, anzi non collegare ma posizionare l'interruttore nel suo vano, nel vano finale dove rimarrà
fisso, ok? Questo è un passaggio importante anche da fare bene, verificando che tutto sia in ordine, perché ovviamente, no, l'interruttore è fondamentale per il funzionamento. Mi raccomando, non vi venisse in mente per adesso di mettere le batterie dentro il battery pack, perché per ora non serve. Rischiate solo magari di causare cortocircuiti, visto che non c'è disponibile nulla per collegare varie parti. Quindi per adesso l'ultima cosa che dobbiamo fare è portare l'interruttore qua. Lo mettiamo in questa zona e adesso lo andiamo ad avvitare con due viti EM. Allora, qui, siccome c'è l'interruttore, anche se va duro l'olio non lo metto, per evitare qualsiasi tipo di problema. Lo andiamo a bloccare in questo modo. Ovviamente esce di sotto e sarà poi azionabile da qui. Con questa ultima vite ho finito anche questo numero, quindi vedete che la nostra Ecto One sta piano piano prendendo forma. Sono contentissimo di aver ripreso i lavori, perché erano fermi veramente da troppo tempo. Questo filo per adesso rimane volante e quindi andiamo avanti. Prendiamo il numero 36, che ci fa fare veramente pochi passaggi, o meglio, qualcosa da fare c'è, però molte cose rimangono inutilizzate al momento. Allora, iniziamo con queste manopole, che sono le manopole che vanno sul volante, e queste rimangono in questo modo, nel senso che mettiamo questo pezzo così, questo pezzo lo infiliamo qua, ma non viene usato adesso. Non viene usato neanche questo, e non viene usato neanche il volante, quindi questi pezzi li dobbiamo conservare con cura. L'unico pezzo che dobbiamo montare sotto alla macchina è questo, quindi questo pezzo lo mettiamo qua, si inserisce a pressione qui, e poi in questo punto qui lo andiamo ad avvitare con una vite IP. Allora, giro tutto, inizia veramente a diventare complicato, ma in realtà è complicato anche se ancora non abbiamo iniziato la carrozzeria, lì veramente riderò. Ad ogni modo, avvitiamo questa unica vite e abbiamo terminato anche questo numero. Numero 37, ovvero l'ultimo per questo video, perché veramente se no dura troppo, quindi ne faremo un altro a breve. Andiamo a iniziare a costruire il cruscotto. Allora, andiamo a prendere questo pezzo e in questo punto qui ci andiamo ad avvitare questo pezzo qua. Adesso vediamo un attimo come va e quale è. Eccolo qui, è questo pezzo, l'unico che si può mettere tra l'altro. Andiamo a prendere le viti JP. Allora, le avvitiamo in questo punto. Mi raccomando, ricordatevi sempre che nella plastica non serve stringere troppo, è importante ricordarcelo, perché se no si spaccano le parti. Allora, l'altro pezzo invece lo andiamo a mettere dall'altro lato, in questo punto qui, e anche qua utilizziamo due viti JP, quindi le andiamo a prendere e avvitiamo. Allora, una qua e una qua. A questo punto non c'è altro da fare, perché i pezzi che sono questi qui, ovvero un pedale e questo supporto, saranno utilizzati nei numeri seguenti. E quindi, allora, super mega lavoro, guardate quanto siamo andati avanti in questo video. Scusate se all'inizio avevo detto che avrei fatto un mega video di recupero, ma oggettivamente è meglio interrompere qui, finire questo video dove comunque abbiamo fatto tantissimi step avanti, e ovviamente il prossimo video lo farò molto presto, praticamente subito, ma almeno per chi lo segue è, diciamo, un po' più concentrato su alcune parti specifiche. Se invece facevo tutto insieme diventava un grande casino. Quindi a questo punto vi chiedo il solito pollice in su, mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale, e noi ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!